La sinistra un tempo era il partito che difendeva gli ultimi, quelli che non bisognava lasciare indietro, quelli che erano in condizioni di maggiore difficoltà, il pensionato, il cassaintegrato, il disoccupato. Oggi ci rendiamo conto che la politica della sinistra, e ricordiamo tutti che la sinistra sta governando questo paese da 4 anni, sono 4 anni che le scelte politiche di questo paese sono state fatte dalla sinistra, e la famigerata legge Fornero non l'ho certamente votata io. Quando si parlava prima di diritti acquisiti, la legge Fornero, che è stata una delle peggiori leggi sciagurate che hanno tolto diritti a chi aveva diritti. Scusi, 3 anni, Molteni, perché dice 4? No, se vuoi, 2000, voglia... sì, no, esatto, sì, 2013, sì, no, no, sono... cioè 2 anni e 10 mesi. Esattamente. No, no, giusto per una la legge, è una legge che ha creato danni, che ha tolto futuro, che ha tolto speranza, che ha bloccato il cambio generazionale, che ha portato i numeri della disoccupazione ad essere numeri clamorosi, che ha portato una disoccupazione giovanile al 50%, un giovane su due non ha assolutamente lavoro, e che ha spostato in là nel tempo fino a 69 anni la possibilità di poter avere un diritto, nonché ha creato una delle figure sociali di maggior dramma nel nostro paese, a cui purtroppo non si è ancora data risposta. Allora io dico a tutti, e in modo particolare a chi ci ha governato, se noi pensiamo, se voi pensate, Fiano, credo che siamo alla settima, se voi pensate, Fiano, di fare cassa, non puoi assimilarlo al governo votato dove la sinistra, ovviamente la Lega non ha assolutamente votato la legge Fornero, voi no, per le vostre alleanze, 100.000 firme per poter raccogliere quella sciagurata legge. Se la sinistra pensa di fare cassa sulla pelle degli ultimi, perché vogliamo ricordare che sempre grazie al governo Monti, sempre governo Monti sostenuto dalla sinistra, sono stati rubati ai pensionati 18 miliardi di euro di rivalutazione della pensione, 3 volte sopra il minimo, a cui poi il governo ha restituito briciole ed elemosina, meno di 2 miliardi di euro. Una allora, parte, il dato piccola, di fatto piccola. È che in questi 4 anni la sinistra ha massacrato quelli che rappresentano nella società civile le fasce più deboli.